8.000 anni Indrio, la nostra gente era partita del sud dell'attuale Russia, le pianure del Don e del Volga, è andata prima all'ovest e dopo al sud, e si è stabilita nella Paflagonia del sud del Mar Negro, di là è andata su per il Rio, Danubio, Sava e Drava, e si è stabilita nell'attuale Veneto d'Italia. Quella che è stato un semplice rifugio, la sei diventata una bella città, la più bella del mondo, per noi altri che abbiamo sangue veneto, e la più bella di tutte. E là per il finale del secolo XVIII gli è venuto fuori un delinquente che chiamava Napoleon Bonaparte, e la porta via di tutto. E la porta via anche la nostra millenaria Repubblica, la sega finita nel 1797. L'avemmo perso tanto, 1797 in avanti, siamo stati sotto le sate degli altri. E allora, dopo più di 100 anni di malattie, di fame, di sofferenze, la nostra gente, quando la gabbò l'opportunità di venire via, la si venne sta via. Perché immaginate un popolo che era stato ricco, ricchissimo, allora dopo essere stati sciori, importanti, diventare poaretti. E allora quando ha venuto l'opportunità, i gas sparpagliare in Italia, che qua era un mondo fantastico ante il Brasile. Era un mondo fantastico. E loro, il governo italiano dell'ora, gli deva grazie a Dio che nanti partissino, perché avanzaria una scianta di pide mangiare per loro. E allora che vuol sapere? La nostra gente non la sapeva mia, che gente che serve, non avete la importanza che avevamo voi. L'Italia, le parnuantri, venite una novità. Quei che se venesti grandi, bel maridati, iniziando il 1875, qui si arriva di qua, qui si era miei italiani, non che si era l'Italia, al manco non la che si era nel Veneto. La nostra gente le nascesta sotto altre autorità, no italiane. La nostra gente non la sapeva mia l'italiano. Pochissime persone sapeva parlare l'italiano, sol che quelle che aveva studiato. Allora l'italiano non la sa la nostra lingua. Gli dice, papà ti parla veneto, non è mia proprio veneto, sarà più tanto veneto che qualunque altra cosa, ma non è mia sol che veneto. Le veneto, le lombardo, le trentin, le friulan, le portoghese, tutti che mettete dentro qualche paroletta, più tanto il portoghese che se lo parla quanto è Rio Grande. E allora noi altri qua non siamo mica italiani, anzi se diremo italiani senza la I, par dire che non siamo mica italiani e non siamo mica sol che veneti. Che quando che la lingua portoghese non la che era ancora, la nostra lingua la sera parlata. Perché immaginate mi la rabbia che ho mandato quando la professoressa mi ha detto che noi non avevamo mia di parlare l'italiano, lei la diceva, o il vostro dialetto, perché è un dialetto di stupidi, di ignoranti. Immaginate se mi l'avessi saputo che nel 1450 di Romai la Serenissima era uno dei paesi più ricchi del mondo e la lingua la si era parlata in mezzo mondo. È ora di valorizzare sta gente. La nostra gente la sera è importantissima. I pitanti i sera analfabeti. Ma dire che uno è analfabeto non vuol mica dire che uno sia stupido. Era analfabeto ma non ignorante. Era analfabeto ma ascolteva Vivaldi e tanti altri. E allora noi siamo venuti via con le nostre tradizioni, le nostre musiche, le nostre lamentazioni, i nostri difetti e la nostra virtù. La nostra gente dopo soffrire come i cani attraversando il mar oceano si è arrivati su per qua e per farsi intendere. E allora il discomincio intorno ai piccoli paesi che si formava
veniva fuori un parlare con sta mescolanza. Intorno al paese ci era anche qualche brasiliano, era rappresentante del governo, e loro non voleva mica che noi, che la nostra gente la parlesse il nostro dialetto, che era di formarsi la nostra mescolanza, la nostra coinè, se dis linguisticamente. Lori non la capiva mia, e nati non capivano cosa che diceva Lori. E non è mai stata una convivenza tanto facile. Immaginere se non fosse stato proibito di parlare il nostro parlare, il parlare dei tedeschi sotto il basade, il parlare dei polacchi sotto qua sulla Santa e sua, della Santa Rosa, e parlare di quei di origine spagnola che erano anche qua a Bento, ma i pitanti della frontiera, e parlare di gente dell'Ucraina e della Russia che viene su per delante il nord-est del Rio Grande. E il Rio Grande do Sul sarebbe un una grande Svizzera, una Svizzera 10 volte più grande di quella che c'è. Lei parla 4 idiomi, nanti se che parlaria 8 o 10, col portoghese insieme. E oggi mi dice, invece, se magari mi mettessi in dove questo caso, che hai fatto le case in dove? Boh, ognuno che guadagna, fra virgolette, gli lega pagata la terra. Delle volte senza nessun cimento, case di sassi, attaccati uno all'altro, come se fossi stati misurati. Non che sei taipe al mondo ben fatte come sta zona qua. Le meglio taipe del mondo, le sei qua. E allora così tra stati i nostri vecchi in sega mantenesti, e avevamo imparato quel che avevamo imparato, e siamo arrivati al dedinco. E allora i costumi si sono cambiati sicuro, ma tanta roba si è mantenesto. Perché i nostri antenati, se ritorniamo sì a 7000 anni, era conosciuti in tutto il mondo dell'epoca come gente che sapeva addestrare, sapeva mansare un cavallo come occorre, e la nostra gente al dedinco. Dove è vero che i pitanti centro di tradizioni sgauscias? Qua dei noantri. È un ritorno che loro avevano dentro del cervello senza saperlo. Quando avevamo visto i cavalli qua, se li avevamo catati. Tante volte mi dice, ma l'italiano è drio morir. Sì, dico, è drio morir e anche no. Se anche tutte queste maledizioni che ne è cascato osso, la nostra lingua la si mantiene sta. Delle volte si pensa che Dio morire, e quando si vede e rinasce qua, rinasce là, salta fuori una roba, salta fuori quell'altra, perso del tutto non è mia persa. E toccherà tutti lavorare insieme per mantenere la viva e mettersi sempre in testa che se si tira via la lingua, se finisce la cultura, mi costumo dire che la lingua la è il sataron della cultura, il sataron che tiene sulla casa. Se ti tiri via il sataron, la casa la viene su. Se tiri via la lingua, la cultura la si finisce subito. Gli vorrei che sapesse che senza lingua non c'è cultura. Mi credo che se siamo buoni di finire fuori, non con tutta l'ignoranza non la si finirà mai, ma con metà dell'ignoranza che siamo ancora, la nostra gente la gadoso, se la salva, la salva anche la cultura, e saremo sempre gente buona come sera i nostri vecchi. La nostra lingua, la se parlantri, la più bella di tutte. Tutte le lingue, quelle se ben parlate, le se belle. Ma la più bella di tutte è quella che avevamo ciucciante e tete della mamma. Quella è la vera lingua madre. Quella è la più bella di tutte.